dei campioni raccolti presenta una elevata concentrazione di batteri fecali. Per cui dai nostri risultati, come dai risultati dell'ARPACAL, l'acqua è balneabile. Questo vuol dire, e il dottor Laghi vi spiegherà molto meglio di me, che non c'è nessun rischio sanitario di infezioni per fare un bagno uno a settimana, uno al giorno, 20, se la vostra stagione estiva dura 20 giorni. Questa è la balneabilità, però non mi metto in prima persona, però volevamo vederci chiaro, perché si leggono molti articoli di giornale, ci sono molte leggende, c'è chi parla di veleno, c'è chi parla di inquinamento, c'è chi parla di contaminazione, c'è chi parla di acqua verde e acqua marrone. L'acqua verde è visibile e l'acqua marrone è anche visibile, quindi ci siamo detti, ragazzi, vediamo che c'è in mare che produce o provoca questa acqua verde. E quindi, messa da parte la balneabilità, perché altri parametri a parte i batteri fecali non li guarda, abbiamo visto quei parametri che in cambio sì, che scientificamente ed ecologicamente definiscono un ecosistema sano. Ora, definire un ecosistema sano non vuol dire semplicemente che l'ecosistema sta bene di per sé. Tutti, non solo nei mesi estivi, però usufruiamo del mare e dipendiamo dal mare. Non solo per un mese e 20 giorni di un po' di divertimento che ci prendiamo, se no di una pesca molto elevata da cui una popolazione si sostiene. E questo è quello che si definisce stato ecologico ambientale di un ecosistema. Allora, abbiamo preso diversi parametri. Inizio ad elencare quei parametri di cui non ci dobbiamo assolutamente preoccupare. Lo so, magari sarò un po' noiosa, però i risultati biologici sono questi, è giusto che tutti li sappiate. Abbiamo fatto grassi, oli, vegetali, animali, fenoli, cianuri, pesticidi, tensioattivi e pesticidi fosforati. Nessuno di questi elementi è presente in acqua o è presente in alcune concentrazioni che sono molto poco rilevanti, per cui pesticidi e cianuri non ne abbiamo, ragazzi, almeno questo. Dopodiché passiamo a un altro dei parametri che per normativa europea tutte le regioni e tutti gli stati che si affacciano sul Mediterraneo hanno l'obbligo di dichiarare entro il 2020 lo stato di eutrofizzazione del mare. Eutrofizzazione vuol dire, in termini più semplici, un arricchimento di nutrienti immessi da fonti antropiche. Il nostro Mar Tirreno del Sud, lo sa chi si è cresciuto qua e lo sanno i biologi, è altamente oligotrofico. Se andate a Capo Vaticano, andate a Tropea, l'acqua è cristallina non solo per il fondale bianco, ma perché in acqua non ci sono nutrienti. Per dirlo in termini spiccioli, i nutrienti in terra sono ciò che diamo alle piante per farle crescere di più e per dare dei risultati di coltivazione molto più ricchi, ossia i fertilizzanti. Noi abbiamo analizzato nitrati e fosfati, perché l'acqua verde dava sintomo di un'eccessiva concentrazione di alghe verdi e quindi non potevamo prendere le alghe, chiaramente non c'era tempo, l'unica cosa che potevamo fare era analizzare nitrati e fosfati. Questa analisi è stata fatta nel 2013, lo ripeto, è stata ripetuta quest'anno. Abbiamo delle concentrazioni di nitrati che sono elevatissime. Per farvi capire con un paragone qual è lo stato, ho preso i valori della costa catalana, è una costa del nord-est della Spagna e se c'è chi non lo sa, su questa costa si sviluppano due delle più grandi, non so se sono tra le più grandi città della costa, ma sono due importantissime città turistiche
e industriali che sono Barcellona e Tarragona. La media dei nutrienti in tutta la costa catalana è di 10 mg. Noi, nel punto più elevato, ne abbiamo 65. Il minimo è 50. Rispetto ai dati del 2013, queste concentrazioni non sono aumentate, ma sono raddoppiate in soli 3 anni. Ora c'è da dire, e lo ribadisco, il dottor Laghi lo spiegherà molto meglio di me, se entrate in acqua, l'unico problema che avrete per il vostro mese di balneabilità sarà solo un fastidio all'occhio, cioè alla vista, non perché vi bruciano gli occhi, però dite, oi, l'acqua è un po' turbida, non so se mi farà male o mi farà bene. Non vi farà male nell'immediato, però l'ecosistema e il sistema marino sta soffrendo perché è molto lontano dal suo equilibrio. Questo che cosa vuol dire? Non lo sappiamo che cosa porterà agli anni a venire. So, per studi e per esperienza, che in altri punti del Mar Mediterraneo, con elevate quantità di nutrienti e con una temperatura dell'acqua abbastanza elevata, ed è il nostro caso perché tra i mari più caldi, non è colpa di nessuno che il mare sia più caldo, a parte il cambio climatico e tutto quello che c'è dietro, ma sono discorsi molto più complicati da fare qui oggi, però nessuno può assicurare la presenza di alghe tossiche, ciò che viene definito marea rossa. L'ARPACAL, perché abbiamo letto un articolo da poco, si è interessata di raccogliere un campione di queste alghe verdi per poterle riconoscere a livello di specie. Ci hanno confermato che queste alghe sono alghe verdi, sono dinoflagellati e a livello sanitario non hanno nessun effetto tossico. Per cui ribadisco che se vi ci fate il bagno non uscite con la pelle rossa e non uscite con un'infezione, però continuo a ribadire che il mare sta male, perché questo porterà a un'eccessiva proliferazione delle alghe. L'eccessiva proliferazione delle alghe porterà a un elevato consumo di ossigeno e un elevato consumo di ossigeno precluderà la formazione di tutti gli altri organismi che fanno parte del sistema. E questo vuol dire che non ci saranno pesci e non ci saranno pesci da raccogliere, ma magari quest'anno l'acqua la vedete solo verde, tra 10 anni l'acqua la vedrete nera o non lo so. Perché sono cose che non si possono prevedere. L'unico grande punto interrogativo che possiamo mettere è capire da dove derivano questi nutrienti, anche se non è difficile capirlo perché dietro la pineta abbiamo solo campi coltivati, per cui si capisce bene da dove può arrivare. Ma prevenire è sempre meglio che curare, perché il sistema marino, se ha una cosa, è che può autorigenerarsi da solo. Ma dobbiamo dargli tempo e dobbiamo limitare l'immissione di sostanze che possono disequilibrare il suo stato naturale. Quindi questo è quello che si chiama eutrofizzazione. Da me oggi non sentirete mai la parola inquinamento, perché se a me mi parlano di inquinamento, cose che ho letto svariati articoli di giornali in questi giorni, se a me non dite di che cosa è inquinato il mare, io non ci credo all'inquinamento. Per cui vogliamo parole chiare. Inquinato di che cosa? Siamo arrivati al terzo parametro, che sono i nutrienti, e ci hanno detto che l'acqua è fortemente eutrofizzata e non è un bene, ve lo posso assicurare. Terzi parametri di cui si parla tanto, però nessuno dice le cose chiare: i famosi metalli pesanti. La crosta terrestre di metalli pesanti è piena perché derivano dai minerali e la terra è fatta di rocce, le rocce sono fatte di minerali. Tra i nostri campioni abbiamo analizzato diversi metalli, tra cui l'arsenico, il cromo, il cadmio, il mercurio ed il piombo. Uno dei metalli più pericolosi, per cui allora lo ridico, che ci sono normative europee
che obbligano tutti gli stati membri della Comunità Europea che si affacciano sul Mediterraneo a dare questi risultati nel 2020. Il metallo più pericoloso tra questi è il mercurio. Lo sapete tutti che quando vi si rompe un termometro non si deve toccare il mercurio perché è cancerogeno, non so che porta. Che sono proibiti i termometri a mercurio. Per cui possiamo stare tranquilli che per fortuna tra i nostri campioni la concentrazione di mercurio è molto al di sotto del limite consentito dalla Comunità Europea. Ci sono solo due metalli che hanno preso la nostra attenzione e sono l'arsenico e il piombo. La concentrazione media di arsenico in tutto il Mar Mediterraneo è di 5 microgrammi. Nei nostri punti di campionamento e non c'è molta differenza tra l'acqua davanti al depuratore e l'acqua qua. Anzi, ci sono delle particolarità che a volte fanno pensare, guarda un po', l'acqua davanti al depuratore a livello tanto di batteri come di concentrazioni di metalli è un po' più pulita rispetto all'acqua qui davanti. A me non sorprende sinceramente, però almeno stiamo sicuri che il depuratore sta funzionando. Comunque, senza perdermi, l'arsenico in due punti dei campionati abbiamo ritrovato una concentrazione di 7 microgrammi, per cui 2 microgrammi in più rispetto ai limiti, e 6 microgrammi, quindi un microgrammo in più rispetto ai limiti. Il piombo, per la stessa filosofia, secondo normative e limiti stabiliti, tra virgolette, dalla Comunità Europea, dovrebbe essere in una concentrazione non di più di un milligrammo. In tutti e tre i punti di campionamento noi superiamo questo milligrammo. Ne abbiamo due e mezzo e tre. Ora c'è da fare una piccola osservazione. Io ho visto questi risultati, abbiamo preso questi tre barattoli in una giornata e li abbiamo presi anche nel 2013. I valori non cambiano tanto rispetto al 2013. Però se non prima si fa un'indagine del territorio, delle fabbriche che ci sono nel territorio, di tutte le acque che non passano dal depuratore e vanno direttamente in mare, è una responsabilità molto grande parlare di inquinamento da metalli pesanti. I discorsi non sono così semplici, perché se fossero così semplici non ci sarebbero specialisti, e in questo caso parlo di biologi, tecnici, ambientologi, naturalisti, che fanno questo lavoro. Ma studiare il mare, studiare lo stato ecologico del mare è qualcosa di molto più complesso di quello che noi abbiamo fatto con questi tre barattoli. L'unica cosa che dico è che se noi siamo riusciti con un semplice campionamento di tre barattoli ad arrivare a questi risultati, chi ha il potere, le strutture e il personale per fare un lavoro dovrebbe fare molto di più, o potrebbe fare molto di più. Ora, per il momento passo la parola a Laghi e interverrò magari in un secondo momento. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Ferdinando Laghi, sono primario medico a Castrovillari e sono vicepresidente nazionale di un'associazione che si chiama Medici per l'Ambiente ISD Italia, che è un'associazione presente in 34 paesi del mondo e che si occupa dei rapporti fra ambiente e salute. Sono un attivista ambientalista perché penso che ne vada della nostra salute ma anche di quella del pianeta. E prima Maria Elena parlava del problema del Mediterraneo. Il Mediterraneo è uno stagno, ci mette dagli 80 ai 100 anni per cambiare la propria acqua attraverso lo stretto di Gibilterra, e voi già da questo capite come sia una bestialità assurda fare i buchi per cercare petrolio, quindi rincorrere a vantaggio unicamente delle multinazionali una forma di energia ormai del tutto marginale, che negli Stati Uniti ormai i fondi americani si sono ampiamente allontanati,
e come una cosa del genere potrebbe mettere a repentaglio, parlo economicamente, cioè non c'è paragone fra i possibili guadagni e i rischi, cioè i possibili guadagni sono per le multinazionali, i rischi sono per tutti quanti noi. Ringrazio gli amici dell'associazione Costa Nostra del gradito invito, e loro fanno un'opera meritoria, ne parlerò più avanti, ho un sacco di cose da dirvi e poco tempo per farlo, per cui cercherò di andare per punti, poi possiamo ampliare nella discussione che credo immagino seguirà. Innanzitutto io ho visto questi dati, io credo che a tutti quanti interessi sapere se uno se fa il bagno corre rischi per la salute o no. La risposta è no, perché almeno per tutti i parametri valutati, diciamo, i valori sono assolutamente tranquillizzanti. Ora, ma questo per, diciamo, in realtà il problema, l'ha detto bene Maria Elena prima, il problema della balneazione è un problema, i rischi della balneazione non derivano certamente dalla concentrazione dei metalli pesanti, derivano sostanzialmente da un inquinamento eventualmente biologico. Uno fa il bagno, beve dell'acqua con dentro le Escherichia coli e gli viene il tifo o cose di questo genere, quello è il problema. Se uno nuota in un'acqua che ha un po' più di arsenico piuttosto che un po' più, non po' più, arsenico oppure mercurio, sicuramente non è il contatto fisico che può creare, diciamo, problemi particolari. Fra l'altro è del tutto anche evidente che noi valutiamo adesso dei numeri che sono stati presi in un certo momento e in un certo posto. Naturalmente non credo che ci sia la pretesa di dare una risposta esaustiva e definitiva, perché naturalmente, anzi, è già tanto quello che un'associazione diciamo autonoma ambientalista fa, diciamo, facendo delle indagini che dovrebbero essere fatte a tappeto e istituzionalmente da parte degli organi anche del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria. E dicevo, per valutare anche questi dati, se voi vedete, in realtà questi sono dati che per molti dei metalli, per i metalli pesanti di fatto non c'è un limite di balneabilità per i motivi che vi dicevo, ma se noi come dire, paragoniamo le concentrazioni che abbiamo trovato addirittura alle concentrazioni ammesse per l'acqua, diciamo, che beviamo normalmente, per l'acqua potabile, ebbene queste concentrazioni sono addirittura più basse, del tipo che teoricamente quell'acqua ce la potremmo bere se non fosse un tantino salata e se non ci fossero anche gli altri problemi a cui Maria Elena ha fatto riferimento. Perché in realtà noi dobbiamo tener conto di quello che è stato trovato, quindi stiamo tranquilli per quanto riguarda il bagno e le infezioni che noi facciamo durante il periodo di vacanza, sia esso di una settimana, 10 giorni, vi auguro un mese e mezzo, ma in realtà trovare una situazione di eutrofizzazione e presenza di metalli pesanti è una cosa che merita di essere, come dire, segnalata in una prospettiva più generale di gestione delle matrici ambientali e in questo caso del mare. Di solito, al di là di casi abbastanza rari in cui metalli pesanti si trovano perché per il dilavamento di rocce, diciamo, dell'entroterra, quindi del territorio che con il dilavamento porta a mare delle sostanze presenti nella matrice diciamo della crosta terrestre, in realtà i metalli pesanti, l'inquinamento da metalli pesanti è collegato di solito a situazioni di industrializzazione, naturalmente, per cui ai processi chimici. Perché in Calabria si possono cercare e talora si possono trovare delle situazioni, io voglio fare un discorso un po' più generale, in cui c'è una concentrazione di metalli pesanti che non ci dovrebbe essere? Perché la Calabria è stata e viene utilizzata come discarica di una realtà anche nazionale. A me capita
andando in giro per vertenze territoriali, per esempio, ci sono tanti esempi, ma forse quella più clamorosa è lo scandalo della valle del fiume Oliva, vicino ad Amantea, dove sono state trovate 140.000 tonnellate, non chili o quintali, tonnellate di rifiuti industriali in un posto dove, diciamo, è in una regione dove attività industriale non esiste sostanzialmente. E la cosa grave non è soltanto che qualcuno ha pensato negli anni di scaricare in quella valle 140.000 tonnellate, che poi ha determinato nel tempo un aumento delle neoplasie a livello del colon, a livello del fegato, a livello della tiroide, ma il problema è che è praticamente impossibile immaginare che, diciamo, queste migliaia di camion che hanno portato questi rifiuti siano transitati, diciamo, non visti anche dalle popolazioni residenti. Per cui quello che voglio dire è che certamente le autorità preposte hanno un incarico, hanno in carico della salvaguardia della salute pubblica, però ognuno di noi nella sua quotidianità è in qualche modo responsabile della propria e dell'altrui salute. Quindi purtroppo devo dire che al netto di avanguardie, come a me sembra che esistano, in Calabria, come in molti altri posti del meridione, il controllo sociale, che è un elemento fondamentale non solo democratico ma anche di salvaguardia della salute, sia praticamente del tutto assente. L'universo di molti di noi si arresta alla porta dell'uscio di casa, quindi fuori dalla porta ognuno può fare quello che vuole, perché appunto non è nel, scioccamente si ritiene che non sia nel proprio territorio di competenza. Poi ci sono appunto delle situazioni più o meno epidemiche, più o meno aumento massimale e non spiegabile di patologie che appartengono ad ambiti industriali, e allora ci si limita a lamentarsi oppure a dare colpe un po' a casaccio. Un altro elemento, che anche questo mutuo quello che ha detto Maria Elena, è il problema dei pesticidi, cioè i fitofarmaci. Voi pensate che in Europa la prevalenza di persone allergiche, cioè la percentuale di gente che soffre di allergia, è addirittura al 20%, cioè 20 europei su 100 soffrono di allergie in rapporto alla immissione di sostanze chimiche di sintesi nell'ambiente, diciamo, che noi abitiamo. E se voi date un'occhiata su Google, è molto semplice trovarlo, alle mappe d'Europa e d'Italia in particolare, del rischio di inquinamento da fitofarmaci delle falde acquifere profonde, voi vedrete una situazione assolutamente devastante e un rischio, ci arriveremo di qui a qualche minuto, che poi è un rischio per la salute di ciascuno di noi, con modalità che adesso vi dirò. Ma dicevamo, quali sono le fonti di inquinamento? Le fonti di inquinamento, cioè, è sostanzialmente l'illecito arricchimento della criminalità organizzata attraverso l'illecito smaltimento dei rifiuti industriali del nord, per esempio. Ma io ho fatto parte della commissione dell'Osservatorio Nazionale per un Mediterraneo senza veleni, cioè in tutto attorno all'Italia e attorno alle regioni meridionali in particolare, c'è tutta una teoria non un'ipotesi, una teoria, proprio una teoria di navi carretta affondate intorno al largo, piene di rifiuti di ogni genere, per cui voglio dire sono state dolosamente affondate, in quanto è un modo criminale di liberarsi a basso costo di rifiuti pericolosi. E ritorno un attimo ai pesticidi. Noi dobbiamo conoscere queste cose, permettetemi, al di là
della paura che ognuno di noi può avere, cioè la risposta non è me lo posso fare il bagno o non me lo posso fare, cioè ok, il bagno ce lo possiamo fare, ma io credo che da cittadini e da responsabili, ma sempre rimanendo nell'ambito ristretto dell'interesse personale, visto con un'ottica tuttavia diciamo di comunità, noi dobbiamo pensare per esempio che noi dobbiamo essere attenti, vedette, dobbiamo essere vigili, dobbiamo essere diciamo rigorosi osservatori di quello che succede. Dicevo per esempio dei pesticidi, e noi dobbiamo sapere che cosa succede. Come ambientalista, io faccio parte come ISDE del forum per l'agricoltura biologica calabrese. Il forum, queste sono delle notizie che vi do, ci sono dei finanziamenti comunitari per cui per cercare di orientare l'agricoltura in ambito biologico, perché ci sono dei finanziamenti, perché fra l'altro l'agricoltura in campo biologico, voi vedete come nei supermercati si ampliano sempre più gli spazi dell'integrale, del biologico, del certificato, quindi è anche un affare economicamente parlato, e l'Europa su questo affare vuole puntare. Allora noi come forum, avendo visto i bandi della regione Calabria, io ripeto, sono assolutamente convinto che se manca il controllo sociale, cioè il controllo di ognuno di noi, non si capisce perché chi governa e che ha una posizione assolutamente diciamo di comfort economico, istituzionale, eccetera, debba modificare il proprio status se nessuno glielo chiede. Quindi è fondamentale che dal basso ci sia un controllo, una pressione, un orientamento per ottenere quello che nell'interesse di tutti pratico ottenere. Ritorno ai pesticidi. Allora abbiamo visto che i bandi erano in realtà dei bandi orientati semplicemente all'agricoltura tradizionale, cioè sostanzialmente chi chiede finanziamenti seguendo i formulari può essere che ce l'ha. Cioè quei bandi non richiedevano a chi faceva domanda nessun impegno formale. Per esempio noi come ISDE, ma anche come forum, siamo contrari, cioè siamo fortemente contrari al glifosato e ad altre sostanze, cioè a dei pesticidi, a degli erbicidi, il glifosato incidentalmente è il più diffuso al mondo, che distrugge praticamente tutto, per questo è buono, è un erbicida che distrugge tutto, quindi cioè, voglio dire, se devi fare un trattamento stai tranquillo che funziona. Però la IARC di Lione, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha detto che in realtà è di gruppo 2A, cioè probabilmente cancerogeno per l'uomo. Altri organismi internazionali non la vedono così, però diciamo c'è dibattito, e in caso di dibattito scatta il principio di precauzione, che è un aspetto normativo base che è stato recepito anche dall'Unione Europea. Allora, bene, in questi bandi della Regione Calabria non era richiesto alcunché. Allora noi prima della pubblicazione del bando abbiamo parlato con il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria sottoponendogli questo problema: voi state facendo un bando per orientare il sistema agricolo verso una agricoltura di qualità e non chiedete nulla a chi prende questi soldi, quindi di fatto state finanziando un'agricoltura tradizionale, quindi con i pesticidi. Ovviamente ci hanno dato ragione, piccolo particolare, dopo 4 giorni sono usciti i bandi esattamente come erano stati formulati inizialmente. Quindi per il 2016 ce li siamo giocati, cioè per il 2016 prenderanno soldi quelli che faranno un'agricoltura tradizionale. Io lo dico perché l'anno prossimo noi torneremo, diciamo, all'attacco. Torneremo non all'attacco, torneremo alla difesa della salute e degli interessi dei calabresi, dei consumatori, diciamo, e delle popolazioni in genere, anche perché con il problema della distribuzione, dei processi distributivi degli alimenti, nessuno è in grado di sapere sostanzialmente, visto che anche l'Unione Europea si oppone alla etichettatura precisa con tutta la filiera produttiva
dei vari, diciamo, dei vari alimenti, nessuno è in grado di sapere la roba che sta mangiando da dove realmente provenga. Quindi alzare, diciamo, il limite di sicurezza è interesse di ognuno di noi. E faccio anche ancora qualche esempio, no? Per esempio, un esempio che vorrei collegare col problema che viene spesso sbandierato dei limiti di legge. Allora dice, noi siamo tranquilli perché l'importante è che i limiti di legge vengano garantiti. Questa scientificamente è una sciocchezza grave, nel senso, innanzitutto i limiti di legge sono calcolati rispetto agli adulti sani, quindi i bambini piuttosto che gli anziani fragili hanno nei confronti delle sostanze potenzialmente tossiche una suscettibilità diversa. Ma c'è un altro aspetto scientifico che io voglio sottoporvi. I limiti di legge non possono dire, infatti non lo dicono, non possono affermare che una sostanza tossica al di sotto di un certo livello, il limite di legge, diventi innocua, è soltanto meno tossica, perché i limiti di legge sono naturalmente la risultante di tutta una serie di altre cose, cioè le acquisizioni scientifiche del tempo. Però io dico, 40 anni fa si pensava, 30 anni fa, 10 anni fa si pensava che alcune sostanze fossero innocue a quelle concentrazioni che oggi sappiamo essere 500 volte più alte di quelle che dovrebbero essere. Naturalmente nessuno pretende che il legislatore ogni giorno si va a leggere il New England e adegui la normativa, però ci vuole cautela. Ma in più i limiti di legge non sono collegati soltanto all'aspetto scientifico, c'è un'interpolazione anche per quanto riguarda interessi economici, interessi lobbistici più o meno plausibili. Quindi i limiti di legge sono un compromesso per portare avanti tante attività. Ma un'altra cosa importantissima che vorrei sottolineare per quanto riguarda i limiti di legge è che naturalmente, lo capite da voi, i limiti di legge non possono che considerare una singola fonte inquinante per volta. Nel senso che non è che possono dire l'inquinamento da coliformi al mare deve essere questo, però se c'è un inceneritore a monte lo dimezziamo, e se c'è, faccio per dire, una fabbrica di bitume lo riduciamo di un terzo, perché come voi capite le possibilità di combinazione sono infinite. Quindi i limiti di legge che cosa ci porta a dire questo discorso? Ci porta a dire che cautelativamente, per il discorso che abbiamo fatto, è nostro interesse individuale e collettivo ridurre al massimo, diciamo, l'inquinamento generale e possibilmente togliere le fonti inquinanti perfettamente inutili. Penso per esempio agli inceneritori per rifiuti, penso alle centrali a biomasse, cioè che sono dei manufatti gli uni e gli altri che non portano assolutamente nessun vantaggio se non a chi li finanzia e a chi ci fa i soldi, ma per la collettività sono un danno gravissimo economico e per la salute. Un altro aspetto, andiamo un po' sul più leggero, che bisogna anche tenere presente per quanto riguarda il problema dell'inquinamento, dell'impatto sulla salute, naturalmente, dipende anche dai tempi e dalle modalità di contatto con la gente inquinante. Voi sapete per esempio che nell'Ottocento in Inghilterra quelli che facevano, cioè i cappellai, usavano tingere i capelli e i cappelli dei loro clienti con dei coloranti al mercurio, che quindi questi artigiani inalavano giornalmente, toccavano con le mani tutti i giorni, provavano i cappelli e quindi il mercurio, la soluzione ancora umida gli impregnava il cuoio capelluto,
Per cui, diciamo, questo mercurio che entrava nell'organismo attraverso tutte queste, attraverso l'inalazione, attraverso la cute, diciamo, determinava delle lesioni cerebrali, diciamo, che dava a questi artigiani un carattere bizzarro e imprevedibile, per cui fu coniato proprio l'aforisma matto come un cappellaio, che è esattamente, diciamo, la figura, il personaggio che troviamo in Alice nel Paese delle Meraviglie, che è esattamente collegato alla cronaca del tempo. E per cui vado a concludere. Allora, noi abbiamo qui dei controlli sostanzialmente di normalità, siamo tranquilli che ci possiamo fare il bagno, però a questo punto io che cosa mi sento di dire nei confronti degli amici che ci ospitano? Allora, è stato inutile il loro controllo? Assolutamente no, perché come ho detto prima, e spero di avervi in qualche modo convinti o almeno sensibilizzati, ognuno di noi, anche senza fare le analisi che costano soldi, per cui uno si deve autotassare e quant'altro, ognuno di noi con l'osservazione, con la denuncia, con il passaparola può contribuire alla propria salute e alla salute della propria comunità. Quindi quello che fanno gli amici di Costa Nostra è una cosa assolutamente, diciamo, lodevole. Ma il fatto che ci sia un presidio di ragazzi, di persone, che quindi vanno a controllare, è anche in qualche modo un dissuasore potente per chi ammira sul territorio. Perché, cioè, la criminalità organizzata, o chi semplicemente vuole inquinare perché ci guadagna, c'ha tanto spazio. Per cui, se deve scegliere un posto, si sceglie un posto dove quel controllo sociale sa essere del tutto assente e dove non ci sono neanche le lodevoli iniziative di questi gruppi di avanguardia. Per cui, voglio dire, ecco, è un altro motivo per cui, diciamo, io credo che tutta la comunità debba essere grata a questa associazione. Ma in realtà anche la presenza sul territorio di chi fa un controllo analitico, in Calabria forse di più, ma forse non di più, forse dappertutto, è anche un ammonimento certamente per chi vuole inquinare, ma anche per chi ha la responsabilità del controllo. Io non so se avete visto quella, cioè lì la responsabilità non è istituzionale, è individuale, no? Però l'ARPACAL, che viene magari a controllare queste spiagge sapendo che c'è chi fa parallelamente un controllo, forse è portata a farlo con maggiore, l'ARPACAL come qualunque altro ente pubblico obbligato al controllo, perché poi se i dati sono discrepanti allora viene fuori qualcosa che deve essere chiarito. Io non so chi di voi abbia visto quella puntata delle Iene, perché a quanto pare adesso la tutela anche ambientale viene affidata effettivamente a questi anche a queste iniziative chiamiamole non istituzionali. E anche su quello le Iene hanno chiesto il mio parere, diciamo, sulla, cioè, nel momento in cui ci sono delle analisi dello stesso liquido nello stesso periodo e nello stesso tratto di mare, dove l'ARPACAL dice sostanzialmente che quell'acqua te la puoi bere, mentre il laboratorio privato e l'Università di Messina, che non è esattamente un ente, diciamo, il pizzicagnolo dell'angolo, con tutto il rispetto del pizzicagnolo, diciamo, dicono che invece è gravissimamente inquinata, delle due l'una, cioè voglio dire, o c'è dolo oppure c'è ignoranza veramente crassa, e allora a quel punto qualcuno qualche risposta la deve dare. Ecco perché quindi il controllo, diciamo, di base, il controllo, diciamo, anche autonomo, fatto con i rigori che naturalmente
diciamo, i controlli scientifici con laboratori accreditati e quant'altro, in modo che si sia certi del risultato, sono importanti anche per scongiurare aggressioni territoriali e per convincere a un'attività di monitoraggio seria e continuativa. Ma concludo dicendo, e anche in questo sto razziando e ampliando il discorso che ha fatto Maria Elena prima, dove ci porta quello che abbiamo, quello di cui stiamo discutendo? Ripeto, certamente non a nessun tipo di rischio di balneazione, quindi siamo tutti più sereni, più tranquilli. Però nel tempo, diciamo, la presenza di quei metalli pesanti, dove non è inevitabile che ci siano, dove non ci dovrebbero essere, e di sostanze come i pesticidi, che non ci danno immediatamente disturbi, ma che uno non sia allergico e quant'altro. Però queste sono sostanze che entrano in un sistema chiuso che è quello ambientale. Il nostro pianeta è un sistema chiuso, dove ogni cosa che noi buttiamo rimane in questo circuito. E in questo caso io mi voglio riferire esplicitamente e particolarmente al problema dell'inquinamento delle catene alimentari. Ci sono, diciamo, perché a livello mondiale si consiglia ormai il consumo di pesce di piccola taglia, perché ci sono dei merluzzi che, cioè, con qualche merluzzo diciamo nella catena alimentare. Pensate che se noi diamo una concentrazione di inquinamento marino pari a 1 di qualsiasi sostanza, del plancton per esempio, no? Pari a 1, e risaliamo la catena alimentare, quindi dei pesci più grossi, ancora più grossi, poi magari il gabbiano piuttosto che il predatore che se mangia il pesce, eccetera, pensate che la concentrazione di quell'elemento inquinante che parte da 1 arriva a 50.000 al vertice della catena alimentare. E la catena alimentare, cioè, è il principio ormai di distribuzione, perché noi siamo anche per il chilometro zero nell'alimentazione. Perché noi chiediamo che ci debba essere una etichettatura dove l'olio, cioè non basta, diciamo, imbottigliarlo in Italia per renderlo italiano, non basta lavorarlo in Italia per renderlo italiano, ma noi vogliamo sapere, chiediamo che il consumatore abbia diritto di sapere le olive con cui è fatto l'olio, dove sono state coltivate. Perché le nostre clementine, i nostri agrumi in generale sono praticamente fuori mercato rispetto ai prodotti spagnoli, greci o dell'Africa settentrionale? Perché naturalmente il costo della manodopera e i criteri diciamo, molto rigorosi diciamo, anche di utilizzo dei pesticidi, eccetera, hanno un costo, e quindi le nostre clementine hanno poi un costo all'acquirente che molte volte, cioè, molto più alto rispetto a quello dove la manodopera costa poco e dove l'irrorazione è libera. Per cui noi chiediamo che anche l'Unione Europea dia la possibilità al consumatore una scelta libera e ragionata. Se io voglio pagare di più 30 centesimi un chilo di clementine, oppure di arance, oppure di agrumi della mia terra, eccetera, perché so chi le ha coltivate, come le ha coltivate, perché voglio che quei soldi rimangano nella nostra terra, devo poterlo fare. Invece questo ancora non è possibile. Quindi concludo dicendo, ancora poi ovviamente ci saranno mille spunti di riflessione, ringrazio ancora una volta gli amici di Costa Nostra e voi della pazienza che mi avete concesso ascoltandomi, e sperando che poi ci sia un dibattito e magari sviluppiamo qualche concetto. Grazie.